C'è una specie di animali che mi terrorizza più di ogni altra, i serpenti. In questo viaggio attraverso il Madagascar ho incontrato un sacco di animali, sia di mare che di terra, alcuni innocui, alcuni velenosi, altri addirittura a rischio di estinzione, per poi ritrovarmi faccia a faccia con la creatura che più temo al mondo. Ci provare. Questo viaggio però non inizia nella foresta, ma al mare, dove per ambientarci siamo andati in snorkeling pronti ad avvistare i primi animali. Sotto il pelo dell'acqua abbiamo incrociato subito alcune tartarughe alla ricerca di cibo. Nuotarci insieme è qualcosa di indescrivibile. Erano infatti sull'acqua con una leggiadria unica. Non ci è voluto molto prima di notare che una di queste aveva un guscio con forme e colori diversi rispetto a tutti i suoi simili. Si tratta di un avvistamento rarissimo, una tartaruga imbricata. Purtroppo questa specie è ad altissimo rischio di estinzione per via dell'inquinamento e del basso tasso di riproduzione. Un primo incontro che lascia decisamente il segno. Wow, raga, che emozione immensa. Come inizio non c'è male. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Secondo giorno qui a Nosy Be e oggi è arrivato il momento veramente, letteralmente, di immergersi, non solo snorkeling, quindi. Vediamo cosa ci riserverà il grande blu. Marco, sei carico? Pronti! Lui è Marco Spinelli, fotografo e documentarista marino, che grazie alla sua grande esperienza è riuscito ad aiutarmi a organizzare il primo viaggio subacqueo di Sivola. Pronti! Gianluca è il nostro capitano. Temperatura dell'acqua attesa intorno ai 27-28 gradi, muta 3 mm e oggi iniziamo. Guadagnando un po' di profondità rispetto allo snorkeling, il paesaggio marino prende un aspetto completamente diverso e le creature che lo abitano cominciano a moltiplicarsi davanti ai nostri occhi. Per chi non avesse mai provato il brivido di un'immersione, immaginatela come una nuotata nello spazio, dove la gravità sembra essere sospesa e l'unico rumore che potete sentire sono le bolle del vostro respiro. La luce qua giù gioca in modi strani e tutte le forme di vita assumono colori diversi e forme inaspettate. È molto importante prestare la massima attenzione, specialmente quando si incontrano pesci come questo. Si tratta di un pesce pietra. Questo pesce però presenta delle spine nascoste sotto le pinne che iniettano un veleno dal colore bluastro davvero poco simpatico. Ma tutto ciò non è neanche paragonabile all'incontro che farò più avanti in questo viaggio. Adesso ci andiamo a fare un pranzetto in un villaggio di pescatori. Per pranzo, ovviamente, un bel plateau di pesce fresco grigliato. Allora, qua siamo all'interno del villaggetto dell'isola e stiamo per andare dentro la foresta dove hanno promesso di vedere i lemuri. E proprio come promesso ci siamo ritrovati circondati da lemuri, primati dalla coda pelosa che sembrano uscire direttamente dal film Madagascar. Le loro abitudini alimentari variano dall'essere erbivori o insettivori, anche se durante il nostro incontro sembrano preferire i fichi d'India che crescono sugli alberi qui vicino. Mai e poi mai avrei potuto immaginare che ci fosse una vasca con questo all'interno. La mia più grande fobia, i serpenti. Provare a spiegare perché mi facciano così tanto paura i serpenti è estremamente difficile, perché non è una paura razionale, è una fobia. Non lo riesco a spiegare, ma vi assicuro, sono terrorizzato. Il giorno dopo è iniziato la grande con un avvistamento inaspettato, questa volta molto più gradito. Non ci siamo ancora tuffati e già i delfini andando verso il punto di immersione. L'immersione di oggi prevede l'esplorazione di una caverna subacquea e l'incontro di un altro protagonista di un film a tutti quanti familiare. Adesso nuova attività, andiamo alla ricerca delle balene. Come potete immaginare dall'audio delle riprese, l'emozione di vedere affiorare uno di questi giganti del mare è incontenibile. Eccola! Cosa stiamo vedendo? Sì, ciao!
Quello che fanno queste megattere è di tornare a galla per prendere aria, emettendo 4 o 5 sbuffi dallo spiatatoio, per poi tornare a immergersi, e proprio in quel momento succede esattamente questo. Quello che stiamo vedendo è ha dell'incredibile. Sono 7-8 esemplari, di cui 3-4 molto giovani, e stanno continuamente salendo e scendendo davanti alle nostre barche. Pazzesco. Potevamo già ritenerci fortunati, ma madre natura ha deciso di farci un ultimo grande regalo. Con noi c'era anche una seconda barca, capitanata dal mio socio Ste, e hanno avuto la fortuna di imbattersi in un'altra creatura straordinaria, lo squalo balena. Essendo animali filtratori, non possono né mordere né masticare ed è quindi possibile nuotarci assieme in tutta sicurezza. A questo proposito, se sognate di nuotare insieme agli squali balena, avremo grandi possibilità di farlo durante il viaggio a Mafia Island, questo ottobre, sempre targato Si Vola, e con me ci sarà sempre il buon Marco Spinelli. Al netto di una giornata incredibile, è raggiunta finalmente l'ora di esplorare un vero e proprio angolo di paradiso. Benvenuti a Nosy Arancia. Ma di che cosa stiamo oggettivamente parlando? Guardate il colore dell'acqua. Sì, lo so, quello che state pensando è turistico, però ormai quale posto bellissimo al mondo in qualche modo non lo è. Poi in realtà qua è tutta popolazione locale che sopravvive proprio grazie a questa piccola economia delle escursioni a Nosy Arancia. Quelli che vedete sono pescatori. Qua siamo in un punto molto interessante, è un relitto dove stiamo per immergerci, e i pescatori sono qua su perché ci trovano un sacco di carangini e barracuda. La zona del posto, visto che esplosa a livello turistico e di subacquea, hanno preso due pescherecci e li hanno affondati per creare degli ecosistemi marini. E quando viene affondato, questa pratica viene chiamata transplanting, e prima di affondare viene bonificato. Ovviamente. Assolutamente. Bene, bene, grazie Marco, questo è importante, questo è importante. Molto. Andiamo a vedere? Dai. Ok, a questo punto l'avete capito. Prometto però che questo è l'ultimo paragone ai film di tutto il video. Ma ditemi che questo posto non vi ricorda il Titanic. Vi do un piccolo aiuto. Tra gli incontri più interessanti fatti qua giù troviamo il pesce coccodrillo e niente poco di meno del pesce scorpione, un altro pesce velenoso ma di una bellezza incredibile. Allora, ok, il mare che qua è bellissimo, ormai l'avete capito, ma non c'è solo mare qua a Nosy Be, adesso andiamo a scoprire un po' anche dell'entroterra. Allora, qui nell'isola di Nosy Be ci sono ben 12 laghi. Questo è il più importante. Tra l'altro qua dentro sono pure dei coccodrilli. E comunque preferisco di gran lunga incrociare un coccodrillo piuttosto che un serpente. Ragazzi, bello sto Madagascar, eh? Bello, bello, bello. Ma non finisce qui, perché adesso andiamo a fare l'immersione notturna e domani andiamo alla scoperta delle foreste. È arrivato il momento di andare sotto. Pronti? Siamo pronti? Allora, l'ultima volta in Madagascar ho visto gli alieni. Vediamo stasera sott'acqua di notte. Vamos. Immergersi di notte significa che il tuo campo di vista si restringe a ciò che illumini con la torcia. La prospettiva si altera e fino all'ultimo non sai mai cosa potresti trovarti di fronte. Infatti, poco dopo, qualcosa ha letteralmente catturato la nostra attenzione. Un gruppo di squali chitarra nella fase di accoppiamento. Inizia l'ultimo giorno qui in Madagascar e anche oggi che non andiamo nel mare, andiamo nella foresta e dovremo pagaiare un bel po'. Per visitare la foresta di Lokobe, che significa tra l'altro colore grande in malgascio, faremo una cosa molto molto local, ovvero remeremo sulle pieroghe. E proprio mentre sudavamo l'anima remando da quella barchetta, ci siamo imbattuti in una scena piuttosto insolita. Non ci credo, guarda, ti fanno fare il bagno di zebù. Questa è un'avventura, eh! Ci siamo cambiati, scarpe e pantaloni lunghi,
siamo entrati adesso nella foresta. Sto parlando a bassa voce perché non dobbiamo disturbare gli animali. Ci aspettiamo lemure, camaleonti, se siamo fortunati boa, e poi vediamo. Si capiva l'ironia, vero? La verità è che mi sto letteralmente cagando sotto, perché il boa che potremmo vedere non ci aspetta in una teca, ma potrebbe tranquillamente trovarsi a terra, proprio dove stiamo camminando, o addirittura appeso sopra le nostre teste, che penzola dalle fronde degli alberi. Ad ogni modo, la nostra guida ha cominciato a scovare i primi animaletti della foresta. Quella che ci sta mostrando la nostra guida è la rana più piccola del mondo. Il Madagascar è pieno zeppo di lemuri e in ogni zona si trovano lemuri differenti. Questi sono tipici del viso di Nosy Be. E tra un lemur e un camaleonte abbiamo trovato anche questa, ovvero la prova indelebile che il mio incubo più grande era vicino. Infatti è arrivata la notizia. Le nostre guide hanno trovato un boa. Andiamo. Per fare questa ripresa ho utilizzato il bastone della GoPro allungando il mio braccio verso questa bestia immonda. Ma fidatevi quando vi dico che a un certo punto me lo sono ritrovato praticamente in testa. Dentro di me stavo letteralmente urlando. Ci provare. Ok, chi mi segue da più tempo lo sa. Io sono terrorizzato dai serpenti. Terrorizzato, anche se sono, come in questo caso, dei boa che non sono velenosi. Ci devo stare a distanza di sicurezza. E mentre filmo, mentre sono lì, comunque sudo freddo. Ognuno ha le sue fobie. Io ho questa. Dopo il trekking nella giungla, torna a remare sulle piroghe. Torniamo da dove siamo venuti e si conclude qua l'avventura in Madagascar. Esperienza straordinaria dove abbiamo potuto vedere veramente una quantità innumerevole di animali, sia acquatici che terrestri. Madagascar resta uno dei miei posti preferiti in assoluto nel mondo. Ce la posso vedere.